Buonasera a tutti, siamo in diretta in questo secondo appuntamento del nuovo campionato Sufit, il Porsche Cayman Cup 2019, seconda tappa di questo campionato e siamo qui in cabina di commento, ci sono io, FECO88141, alla regia saluto Cri. Ciao a tutti. E andiamo con un veloce riepilogo. Qui, come ho già detto, siamo in gara 2. Abbiamo già concluso la prima gara svoltasi settimana scorsa a Brandach, che ha visto le gare svilupparsi su due manche. Manche 1 è stata vinta da Crinico, secondo Snake Sniper, terzo per l'Assassino, quarto Samp 96, quinto Kuntra, sesto King Driver, settimo Fit Creever, ottavo Fustacchione CBR, nono Luca, decimo Emanuele Mattia, undicesimo DAP Console Planet e dodicesimo Marcolino. E mentre Manche 2, vado a recuperare immediatamente, eccoci qua, Manche 2 è stata vinta dal solito Snake Sniper, che anche in questo campionato sta dimostrando di essere un pilota molto veloce. Seconda posizione per uno splendido Marcolino 91, che è riuscito in gara 2, grazie alla griglia invertita, ad amministrare molto bene e portare a casa questo splendido podio. Terzo Kuntra, quarto Luca, quinto Samp, sesto Crisotto, settimo Emanuele Mattia, ottavo King Driver, mentre tutti gli altri a causa di contatti e disconnessioni non hanno portato a termine la gara. E ora ci troviamo qui a Dubai International, pista molto difficile, pista molto calda. Ora manca ancora 1:47 prima di l'inizio di Manche 1, che vedrà partire i nostri piloti in una partenza da fermo con un giro che servirà di allineamento per fare in modo che si posizionino a griglia invertita rispetto alle posizioni che hanno attualmente in campionato. E adesso gustiamoci qualche giro, vediamo un po' che cosa sta succedendo. Qui abbiamo Snake Sniper che sta conducendo la classifica di queste prove libere con un 41,597, Kuntra dietro di mezzo secondo, poi Ken a 6 decimi, Krinikov sempre a 6 decimi. Abbiamo un ottimo GB Mask, un nuovo pilota sul nostro portale che ha subito dimostrato di essere un bravissimo pilota, molto competitivo. Il solito vecchio Samp che c'è sempre, è lì in sesta posizione per il momento. Poi abbiamo DAP, Mercrae, Evo, Fustacchione, Evo, no, Emanuele Mattia, eccoci, scusate, King Driver, Crisotto, Marcolino e Luca che al momento non hanno tempo. E questo è quanto per il momento. Vuoi dire qualcosa anche tu, Cri? No, diciamo che sarà una gara molto combattuta. Se Sì, si il livello incontra l'abbiamo visto. Snake contro Krinikov, Tibar e Sante, giocheranno sui centesimi per la qualifica. Di La cui sarà qualifica che avverrà solamente scritto. tra Manche 1 e Manche 2, ricordiamolo. E poi farà molta differenza anche il consumo gomme, perché se si scaldano la macchina continua a scivolare e perdono quindi terreno. Sì, abbiamo sentito i piloti in questa settimana e tutti lamentavano un forte surriscaldamento, soprattutto sul lato sinistro della gomma Cree, da come ci hanno detto, è molto sollecitata la parte sinistra, quindi qui bisognerà essere stati bravi a trovare un buon bilanciamento tra sospensioni e altezza della vettura, con anche le barre antirollie che potrebbero aiutare, evitando un eccessivo rollio sulle gomme. Quindi sarà molto 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 bello vedere, soprattutto il passo gara, cosa riusciranno a tenere questi piloti, visto che la temperatura dell'asfalto è veramente molto alta, ci sono 50 gradi sulla pista, abbiamo tutti che correranno con gomme dure. Vedremo se ci saranno qualche strategia. In teoria la benzina dovrebbe bastare a tutti per chiudere sia Manche 1 che Manche 2, e bisognerà solo vedere la usura delle gomme, credo. Ci siamo, eh? Intanto ci siamo, abbiamo quasi terminato questi 10 minuti di prove libere.
e siamo pronti per, quasi pronti per vedere la partenza di Manciuno, che ripeto vedrà una griglia invertita in base all'ordine che c'è attualmente in classifica dei vari piloti, quindi la classifica dovrebbe andarsi così a comporre. Dovremmo vedere DB Mask partire in prima posizione per Manciuno, seguito da Evo 5GT. In terza posizione dovremmo avere CTR, che purtroppo questa sera è assente, quindi suppongo che terzo passerà DAP Console Planet, quarto Crisotto, quinto Fustacchione, sesto Fit Crive, settimo Emanuele Mattia, ottavo King Driver, nono Marcolino, decimo Luca, undicesimo Kell'Assassino, dodicesimo Kuntra, tredicesimo Samp, quattordicesimo Crinico e in ultima posizione il leader attualmente di questo campionato, The Snake Sniper. Eccoci qua, siamo quasi pronti, Cria. Qui adesso i due minuti della partenza, la tensione sale per i nostri piloti. Molto bella, devo dire, Dubai di notte. Sì, vecchietti soprattutto. Abbiamo anche Crisotto, che sappiamo essere un mago nel far salire l'ansia a tutti, aspettando fino all'ultimo secondo utile prima di dare il pronto. Anche in caso di partenza lanciata, credo che Chris non verrà meno a quello che fa di solito, quindi suppongo che non ci saranno sorprese. Dovremo stare qui a chiacchierare per due minuti, poi a fine gara lo ringrazieremo, giusto Chris? Giustissimo. Allora, Dybala, Evo e Dapp, ok. Io stavo osservando Cri, che però è veramente molto bella vedere questa griglia, tutti con i fari accesi in notturna a Dubai. Bello, bello l'ambiente. Sfanala, sì. Ah, perché in questo momento nessuno può sfanalare, se ben sai, anche io e te quando eravamo in gara dovevamo stare lì a aspettare, invece oggi siamo qui in cabina di commento e dobbiamo aspettare lo stesso. ci siamo. Adesso questo giro servirà solo per allinearsi. Dovranno essere bravi a cercare di tenere in temperatura le gomme nel giro di lancio, che faranno molto piano. Ecco i piloti che si muovono. A ventaglio abbiamo DB Mask, che va a prendere la sua pole position, seguito da Evo. Ora dovrebbe comparire dietro Evo il nostro DAP con Soul Planet. Vediamo l'allineamento. Continua l'allineamento un po'. Sono bravi. Passa Fustacchione, abbiamo Crisotto in quinta posizione, McRae a sesto, Emanuele Mattia a settimo, Marcolino dovrebbe essere a posto, Ken Kuntra. Credo che ci siamo già, Cri? Cosa dici? Non vorrei sbagliare, ma credo che ci siamo già. Non ho fatto danni, tutto per questo. Ora concentriamoci anche. Allora, in teoria dovrebbero partire dal gas dall'ultima curva. Credo che dall'ultima curva il leader, che sta guidando il gruppo, il plotone, potrà decidere come e quando dare gas e poi tutti dietro. Vediamo che siamo quasi pronti. Questi sono momenti di tensione, perché quando si arriva in fondo al lungo rettilineo di Dubai bisogna uscire bene dall'ultima curva e cercare di trovare il momento giusto, lo spunto giusto. Allora DB Mark ha una grande occasione qui in Manciuno, Cri? Perché ha dimostrato di essere molto veloce, per sfortuna non è riuscito a partecipare alla gara di Brendacci, quindi qui partendo dalla polla. Esatto, ma qui dalla polla secondo me, se ha preparato bene la gara come aveva dimostrato Brendacci, potrebbe fare gara a sé, perlomeno in Manciuno. Ma ci siamo, dove siamo qui? Siamo all'ultimo settore, eccoci. Abbiamo Evo che si attacca, ora DB Mask in teoria rallenterà leggermente l'andatura, farà compattare un po' tutto il gruppo. Eccoli che arrivano tutti. Ultima curva. Si parte, è partita la gara ragazzi. Sono partiti, l'allineamento sembra buono. Oh, si è girato subito in coda. Snake Sniper penso che si sia girato in coda al gruppo. Vediamo in curva 1.
Curva 1. Bibi Mask riesce a tenere la prima posizione, Fustacchione tenta l'attacco su Dapp. Dapp resiste all'esterno, mamma mia, bravissimo Dapp. Vediamo Fustacchione, vediamo dietro anche, abbiamo tutta una lunga colonna, ma The Sneak Sniper si è girato, è ultimo e ha anche distacco. Fatto un errore in uscita dall'ultima curva. Attenzione, chi è che sportellata. Attenzione, ha tirato una staccata veramente furiosa per il sotto, al limite. Attenzione, mamma mia, dietro si agganciano. Mercrai va ancora, oddio, Fustacchione in mezzo al casino, ancora all'esterno. Sono tutti molto vicini. Fasi concitate, ci sta. Intanto Evo riesce a tenere l'andatura per il momento di Dib. Attenzione, abbiamo Luca con Luca e Contra, uno scontro generazionale direi. E Luca riesce a tenere l'interno e deve lasciare. Ah sì, Snake deve dare tutto, deve stare però anche calmo perché non è facile. All'esterno, ma è inutile all'esterno. Vediamo se riuscirà almeno a uscire forte, incrociare, sembra di sì, esatto, sembra di sì, attenzione. Qui tirerà la staccata sicuro. Sì, su Marcolino siamo sicuri. Su Clinico si fa più fatica, il Clinico stacca molto forte, molto bravo. Clinico ha dimostrato di avere una sensibilità unica, credo, sul pedale del freno. Io ho visto anche a Brendaccio, veramente molto bravo. Andiamo in testa la corsa. Abbiamo Evo che, ecco, adesso sta pagando un po' quello che stavamo dicendo, Dib, se non commette errori può fare gara, sì. Era una cosa abbastanza scontata, si era già visto che era una testa di serie, infatti è stato inserito tra le teste di serie perché ha dimostrato fin da subito di essersi integrato subito con quelli veloci del gruppo. E sì. Parola di Fek e anche di Cree. Attenzione! Fustacchione, mamma mia, che resistenza su Ken. Ken ci ha provato per un attimo, ma ha capito che non ci stava, intelligentemente ha tirato ancora di più i freni. Mi stanno strizzando parecchio, per adesso è una bella gara. Sì. Bella combattuta. Stavolta Ken ci prova, e prende l'interno di forza e Fustacchione non può fare altro che accodarsi. Vediamo se risponde, ma qui è difficile. Ora all'interno per l'ultima curva, si toccano i due. Ecco, ce la fa. Vediamo se incrocia Ken in uscita. Mi sembra di sì, l'ha preparata bene. Vediamo adesso, pari motore. E tutto è rimandato a curva 1, Cri. Attenzione. Curva 1. Arrivano alla staccata, Ken ci prova e stavolta il Fustacchione ancora resiste, ma deve lasciare strada, Fustacchione. Molto corretti, molto, molto. Intanto abbiamo The Snake Sniper a pit. Snake Sniper, incidente, ai. Questo è un incidente, non abbiamo visto cosa sia successo, se è stato coinvolto in qualche contatto o ha fatto tutto da solo, probabile qualche contatto in mezzo al mucchio, molto difficile risalire. Qua c'è grande bagarre, qui tutte le auto, molto bello qui perché sono tutti vicini e si fa fatica anche a commentare perché sono in tanti. Ed è bellissimo, concedimela questa cosa, Cree, è bellissimo vedere un Evo in seconda posizione e un Cree sotto in terza posizione, ragazzi. Assolutamente. È una cosa molto bella, una cosa bellissima. Piloti Ken che è caldissimo. Ken ha l'occasione d'oro qui, con The Snake Sniper, con l'incidente. Si è girato uno. Dapp perde la macchina, sovrasterzo per Dapp.
torniamo in bagarre. Dicevo che Ken qui potrebbe avere l'occasione d'oro, perché abbiamo un Critico in penultima posizione, Snake Sniper in ultima posizione, quindi qui sono punti pesanti per Ken, se dovesse riuscire a chiudere in una posizione onorevole da podio. Gara 1, attenzione, oh mio Dio, no, chi è stato? McRive ha tentato un ingresso veramente sconsiderato, ha chiesto tantissimo. Ha chiesto troppo alla sua Porsche, ha chiesto una staccata impossibile. King Driver è stato anche fortunato a non girarsi, perché il contatto è stato abbastanza pesante. King Driver, che anche lui è un pilota nuovo, che però ha dimostrato di essere... Attenzione, Contra, no! Resiste, fustacchione, attenzione al rientro, madonna, Contra, che rientro che ha fatto. Meno male che non è passato nessuno. Fustacchione ha resistito, si sono toccati, Contra ha avuto la peggio in questo caso. Dicevo di King, anche lui un nuovo pilota, King Driver 86, e ha dimostrato di essere abbastanza presente sia sul gruppo sia in pista durante la settimana per le prove. È un buon pilota, molto corretto. Ecco. Non dovevi dirlo. Gliel'avrò tirata. Ancora, attenzione al rientro. Giuro che non lo dico più, King. No! Ha fatto un po' di macelli in questo momento, King. Pilota forse un po' inesperto allora. Ancora King. Marcolino si gira insieme a King che la stava perdendo. Attenzione. Intanto abbiamo DB Mask sempre in prima posizione. Qui abbiamo Contra. Vedo che ha preso una penalità Contra. Ma attenzione che Chris si sta avvicinando a Evo. Aia. Oh, è vero, siamo sotto al secondo. Chris Otto sta tentando di fare il colpaccio. Mi fa le luci, attenzione. Abbiamo Bagar, Chris Otto che vuole insidiare la seconda posizione di Evo. Attenzione a Samp. Samp che prova su Fustacchione. Samp. Non ce n'è. Fustacchione deve accodarsi. Attenzione Fustacchione. Mamma mia, sono veramente molto molto aggressivi tutti i piloti, non vogliono lasciare niente di sbaglia qui Fustacchione. Fustacchione qui sta sbagliando. Non mi sembra che sia intenzionato a lasciare la posizione. Vediamo se la riprende Samp, perché all'interno in questa curva, ma Fustacchione ancora cerca di resistere. Non molla Fustacchione. Fustacchione sta veramente esagerando, adesso io da pilota sono cose che da piloti come la pensiamo? Esatto, ogni tanto bisogna anche capire quando è il momento di lasciare il pedale dell'acceleratore. È un po' caldo, dai. Fustacchione, sono le prime gare. Eccolo, si è girato Fustacchione dietro. È andato anche a muro, ha distrutto tutto, ancora. È andato anche a sbattere dietro, gara finita. Gara finita per Fustacchione, avrà tutta la macchina storta. Ma torniamo su Chris Otto. Chris ha preso Evo. E Ken è secondo, quindi hanno fatto un errore probabilmente Chris e Evo. Probabile. E Ken qui può fare punti davvero pesanti, anche se voglio ricordare che Critico, che è attualmente secondo in classifica, è riuscito a risalire fino all'ottava posizione, quindi Critico cerca di mettere una pezza alla sua gara. Sempre difficile partire da dietro. A Samp e Contra, il vecchietto intorno al 10 minuti comincia a sentire gli anni della sua età. Guarda, io posso anche confermarti che io ho visto la carta d'identità del nonno Contra e non ha neanche i numeri, ha ancora i numeri romani sulla carta d'identità, quindi diciamo che l'età si fa sentire un certo giro. Sì. Però questi due piloti, nonché sono gli organizzatori di questi eventi, sappiamo che
sono corretti, Samp, no, non fare cose di cui potrei pentirmi. Che prima, quando l'ho detto, di King ha fatto il macello. Quindi attenzione, attenzione. Allora, controlliamo lì davanti, perché ci sono Chris e Evo ancora attaccati, 3 decimi, eh? Sono lì, eh? 2 secondi. Come 2 secondi? No, no, Chris e Evo sono attaccati. Ah no, pensavo Evo te. No, Ken, Ken penso che abbia fatto il suo, mancano 11 minuti. La cosa fondamentale scontra a una penalità di 2 secondi. Ok, ok, quindi Samp è già in quinta posizione anche senza doverlo attaccare, ecco, ecco. Esatto. Vediamo, Clinico è a 16 secondi, quindi è a poco più di 2 secondi dal Kuntra, quindi Kuntra potrebbe perdere parecchie posizioni, attenzione. Attenzione Clinico, che attacca Ema, attenzione. Ci proverà sicuramente qui in fondo al dritto, ce la prova Emanuele Mattia, gli lascia correttamente lo spazio, ormai era entrato, molto bravo. Vediamo se prova di nuovo qui a inserirsi all'interno. No, non c'è la possibilità, quindi bravissimo questo nuovo pilota, anche egli, Emanuele Mattia nuovo, però qui anche troppo buono, anche troppo buono, perché anche Dapp riesce a infilarlo. Emanuele Mattia che è in squadra con Samp, che vede attualmente occupare la quinta posizione, ed Emanuele attualmente non ha piazza, quindi per ora sono un quinto e un nono, non è del tutto male, attenzione, attenzione. Emanuele, sono tutti molto caldi staccati, eccoli, molto caldi. Allora io posso dirti anche che quest'auto l'ho provata a Brand Hatch e ha una staccata molto complicata, soprattutto con le gomme dure tende ad andare molto presto al bloccaggio delle ruote, quindi oh, errore di Chris, errore di Chris, attenzione, peccato, butta via una gara bellissima, butta via una gara stupenda. Vediamo ora qui Chris, ho paura che Samp la veda, oddio, oddio Chris, oh, bravissimo Chris e anche Samp, va bene, passato indenne. Ti dicevo, queste auto, soprattutto con la mescola più dura, tendono ad andare prestissimo a bloccaggio, quindi credo che molti dei tamponamenti che abbiamo visto siano figli anche di questa cosa. O perlomeno voglio sperare, perde il controllo Dapp e si schianta. Si schianta Dapp, la stava perdendo nel cambio di direzione, si è alleggerito posteriore, l'ha persa. Peccato, peccato. E notte fonda. È quando cala la notte. Andiamo su Dybala, che non è Dybala, questo è DB Mask, non creiamo confusioni. Comunque sta tenendo un buon passo, credo che stia anche molto amministrando, non ha bisogno di forzare, è lì davanti in tranquillità, quindi può portare a casa tranquillamente, adesso gliela tiro, può portare a casa serenamente il risultato. Snake Sniper probabilmente riuscirà a prendere la posizione almeno su Dapp, quindi potrebbe chiudere in 12ª posizione, ma ci sono stati dei ritiri, Cri, non voglio dire, credo proprio di sì, Fustacchione non lo vedo più. Fustacchione no. Fustacchione si è ritirato, chi altri? Chi altri? Me ne mancano almeno 2 o 3 alla fine. E Samp non molla alcuna, eh. Interna. Vediamo se proverà ad affondare la staccata qui, ma anche Kuntra stacca forte, non sappiamo, oh, si butta dentro Samp, prende la posizione, passa. Kuntra non riesce ad incrociare perché Samp protegge benissimo, passa anche qui, Chris, attenzione. Passato. È passato anche Chris, Kuntra, magari avere le gomme troppo calde. Molto calde, esatto, potrebbe darsi che stia soffrendo un po' questa cosa. Vediamo ora se... Sì, sì, a parte l'errore ha comunque tenuto un ritmo abbastanza costante, quindi nulla da dire con il pilota. Terzo. Evo anche sta tenendo benissimo, non sta perdendo neanche tanto da Ken, quindi sono solo a 4 secondi 2.
Attenzione che Sambo potrebbe avvicinarsi ad Evo, 3 secondi. Vediamo se in questi 7 minuti Sambo riuscirà ad agguantare un podio, che per come gli si era messa la gara, anche grazie alle toccatine di King Driver, non si era messa proprio benissimo, quindi il terzo posto per Samp sarebbe oro. Vediamo, non è lontano, lo vedo, vediamo anche il Kuntra se riuscirà a controbattere a un Chris Otto che stasera ha veramente in palla. E Crinico anche arriva dietro, adesso è risalito fino alla 7ª posizione. Ricordo sempre che Crinico attualmente è secondo nel campionato, The Snake Sniper è primo in campionato e attualmente occupa la 12ª posizione. Ken, che è terzo in campionato, al momento è secondo, quindi la classifica sarà soggetta a un rivoluzionamento importante, credo. Vediamo Kuntra se riesce a uscire bene da qui. Esce più veloce. Usa proprio tutto quello che si può usare. Quasi guardrail per Crisotto, per tenere dietro il vecchio Kuntra, attenzione. Si fa vedere, niente. Chiude troppo lungo Chris. Attenzione che rientra Chris, bravissimo di allargare Kuntra, alza il piede sapientemente dall'alto, con la sua esperienza, e di esperienza sappiamo che ne ha. Sono anni, decenni, penso proprio decadi proprio che si accumulano una sopra l'altra. Ultra, sto facendo ogni traiettoria per cercare di passarlo. Staccata, messa all'interno. Chris all'interno, all'esterno qui è molto troppo difficile, lungo, vediamo se riesce a incrociare Kuntra, ma guarda, la chiude abbastanza bene anche Chris. Non dà modo a Kuntra di infilarsi. Attualmente questa è l'unica battaglia che possiamo mostrare. Attenzione che Samp si sta avvicinando a Evo, eh? Eh sì, è arrivato sotto al secondo. Attenzione che Samp vuole andarsi a prendere il podio. Samp è partito. Samp vuole il podio. Staccata qua. E anche il primo vicino a Kuntra. Si preannunciano gli ultimi 4 minuti molto molto infuocati qui. Abbiamo Samp che si sta andando a giocare il podio, Kuntra che cerca di andare su Chris, Crinico che arriva dietro, si toccano, no! E sbaglia Kuntra, sbaglia, tocca Chris sotto. Crinico passa e ringrazia, e ora la battaglia è tutta qui, Vediamo se poi dopo Crinico... Oh, Samp, come chiude bene la curva, mamma. Prova un attacco all'esterno, madonna, se ci sta. Ci è stato, ragazzi, cosa ha fatto Samp? Cosa ha fatto Samp all'esterno su Evo? Si è andato a prendere di forza la 3ª posizione. L'ha voluta, l'ha inseguita e l'ha trovata. Bravo, bravo, bellissimo il suo sorpasso. All'esterno molto difficile, credo. No, bravissimo, Samp. Ora io direi che Samp ne ha un po' di più, quindi penso che riuscirà a staccare Evo, perché Evo comunque penso che stia soffrendo anche lui un pochino il surriscaldamento delle gomme, e comunque voglio ricordare che è una 4ª posizione, Evo tanto di cappello, sta facendo una gara onorevolissima, perfetta. E io credo che Crinico ormai sia arrivato su Chris, Crinico anche che partiva dalla penultima posizione, potrebbe andare a fare punti importanti, visto che ricordo ancora una volta che The Snake Sniper, il leader attuale del campionato, è in 12ª piazza al momento a causa di un errore in partenza, e poi probabilmente c'è stato qualche contatto nei sorpassi che l'ha costretto ad un pit, quindi ora è molto indietro. Crinico, esatto, è molto staccato, quindi non credo che in 3 minuti riuscirà a recuperare 20 secondi su Kuntra, quindi... Anche se Kuntra probabilmente avrà danno, ma 20 secondi sono comunque tanti in 3 minuti. Vediamo anche, volevo far presente anche il passo di Mattia, Samp, è 42 basso, è un bel andare. Mentre Dib fa un 42,7, vogliamo guardare anche qualche giro veloce che hanno fatto in gara, credo. Vediamo. Assolutamente. Aspettiamo un attimo, McRive all'esterno. Prova l'incrocio, no,
Veloce si infila. Emanuele Mattia chiude la porta sapientemente, molto bravo, molto corretto questo pilota, devo dire. Cerca il buco per all'esterno, protegge l'interno. Emanuele, bravissimo, non dà spazio. Si vede che McRive ne ha di più. McRive sembra averne un po' di più, ma Emanuele Mattia ancora che protegge l'interno. La prossima curva sarà a sinistra. Devono essere bravi questi due piloti a non fare guai e farci gustare una bella bagarre un po' lunga. Emanuele, vediamo se incrocia, e McRive è dentro. McRive è dentro, è andato molto lungo, ma Emanuele tiene, tiene. Sono appagliati, side by side. Side by side, quanto volevi dirlo? Io lo so. Side by side, bump to bump, McRive, un altro incrocio e McRive è passato McRive, ora lui è all'interno per curva 1. È all'interno per curva 1. Sembra abbia più punti motore. Sì, sembra che abbia più motore, probabilmente stringendo più l'ultima curva. Ah, esatto, oppure dei danni, perché pensavo fosse magari uscito un po' peggio per tentare l'incrocio, ma forse la tua tesi dei danni è molto di più. Crinico è arrivato su Chris Otto. Crinico avrebbe bisogno di questa posizione, vediamo se riesce, qui all'esterno è difficile. Protegge l'interno, vediamo se cerca l'incrocio. Ma questa volta Chris non è andato lungo come prima. Campione il Chris. 40 secondi alla fine. Vediamo di Mask, 41.8, 42.3, 42.1, tutti molto vicini. Ero 42.9, 42.8 Chris. Molto molto vicini. Vediamo Snake 42.1. Sì. Torniamo sulla gara che manca poco. Esatto, vediamo dov'è Dib, perché probabilmente ci sarà ancora un giro, vediamo dov'è Dib. Sì, taglia, questo è l'ultimo giro di Dib. Quindi Dib Mask si appresta a fare l'ultimo giro. Cercheremo di andarlo a cercare sul traguardo, perché io vedo ancora Crinico veramente incollato a Chris Otto. Crinico vuole questa quinta posizione, Chris Otto non gliela vuole lasciare sicuro. Non molla. Chris Otto è un cagnaccio, io ne so qualcosa, mi ricordo gare dove Chris Otto lo chiamavamo Tappo Bottas, se non ricordo male, Chris? Esatto. Spalle larghe e in gara non guardo in faccia a nessuno. Qui la prepara molto bene, devo dire, Chris Otto. La prepara molto bella, larga, esce forte, con una buona spinta, e qui il Clinico non può tentare l'attacco, è troppo lontano. Quello qui Crinico che non ce la può fare, deve inventarsi qualcosa all'ultimo settore, ma vediamo Dib Mask, l'abbiamo inquadrato poco, ma ha fatto veramente una gara perfetta, è partito davanti, ha allungato quando serviva, ha gestito quando serviva, direi una gara da incorniciare. Perfetto. È stato veramente bravo, comincia già a festeggiare, bravissimo Dib Mask, bravissimo, che va a guadagnarsi la sua prima vittoria su Fit, esatto, bravissimo, zig zag, bravo, sfanala, bravo. E andiamo a vedere la seconda posizione per Ken, che ormai dovrebbe essere scritta, infatti arriva anche Ken, che è l'assassino in seconda piazza, partiva terz'ultimo, lo voglio ricordare, ha fatto un garone, Samp anche, che dopo le sue vicissitudini è riuscito ad agguantare un podio insperato a un certo punto. Evo 4, Chris Otto 5, la tiene su Crinico, ma Chris Otto ha una penalità, quindi Crinico è quinto. Oh, Crinico allora decide di non affondare il colpo, perfetto, e che perde la posizione addirittura su Emanuele Mattia e McRae. Chris Otto non ci voleva questa grandissima penalità. Chris Otto aveva 13 secondi, mamma mia, è una spada di Damocle che era difficile da poter cercare di dare 13 secondi a qualcuno. Chris Otto era veramente impensabile in questo momento di gara. Comunque il campione, il vincitore di questa gara, Dib Mask,
Andiamo a riepilogare velocemente la classifica. Vediamo in prima posizione DB Mask, seguito da Ken l'Assassino, in terza posizione Samp, Evo 5 GT, Crinico in quinta posizione, Emanuele Mattia sesto, bellissima gara per il nuovo pilota, Mercrai settimo, Crisotto ottavo, che ha fatto una bella gara, ma quella penalità proprio non ci voleva. Nonno Marcolino decimo, Kuntra undicesimo, dovrebbe essere il buon Snake Sniper, e poi abbiamo King Driver in dodicesima posizione, Dapp con Soul Planet tredicesimo, e Luca ritirato purtroppo insieme a Fustacchione CBR. Ci vediamo qui a breve per le qualifiche per Match 2. Eccoci tornati, pronti per seguire la qualifica. Siamo già on board con Snake Sniper Cree, che sarà indiavolato, penso, per come gli è andata Manche 1. Assolutamente, Secondo. conoscendolo Ora in questo momento sarà più credo che che felice. starà chiamando anche a sé tutti gli angeli del paradiso, perché era veramente, l'abbiamo sentito in Manche 1, era veramente contrariato nel primo breve post-gara. Vediamo ora il Match 2, che vedrà la partenza, qui un leggero taglio, attenzione, comunque va a due ruote in pista. E al termine di queste qualifiche prenderà il via Match 2, che prenderà il via con l'ordine di queste qualifiche, quindi non ci sarà più la partenza lanciata, non servirà posizionarsi, ma si partirà da fermi seguendo l'ordine della qualifica, questi 20 minuti, ormai 17, che ci accompagneranno all'inizio di Match 2. Lo Snake sta guidando veramente molto bene. Molto bene, cattivo, È incarognito, è incarognito. esagerare. È incarognito, è incarognito. Sicuramente non gli è andata giù Match 1. Vediamo, vediamo. Vediamo il primo tempo che stacca. Dovrebbe essere lui a staccare il Come primo approccia, tempo. questa curva difficilissima in due tempi. Sì, perché una curva a raccordare, bisogna prendere la corda molto tardi. Qui esce Attenzione. scodando in trazione, la tiene, mamma mia, vediamo come va a chiudere. Bellissimo Entra giro. cattivo, ha fatto un bel giro, vediamo, secondo me è un 41 basso. Questo è un 41 basso. Ed è un 41 e mezzo, 41 e mezzo. 41,9 Crinico Crinico.41,9. Che lo sta seguendo da molto vicino. Snake non deve prestare il fianco, attenzione. Contrappol Kuntra 41,1. 41,1, mamma mia, che giro ha fatto il Kuntra. Cosa ha fatto il Kuntra? Spettacolare, 41,1, Pecchetti. 4 decimi Andiamo su Samp. rifilati. Vediamo Samp, anche Samp ha dimostrato di essere velocissimo in qualifica. Vediamo, sta per affrontare ora l'ultima curva. Vediamo che cosa uscirà fuori da questo giro. Ormai cominciano a delinearsi i primi tempi, ed ecco Samp che chiude in un primo 1,41,6, terzo Samp, anche 4 Attenzione. decimi. Kuntra ha dato 4 decimi a Snake Sniper Vincitore e di gara Samp. 1. Vediamo il vincitore di DB Mask di gara 1, vediamo come ha preparato le qualifiche. Attenzione, traversone Oh, la perde alla fine, peccato. la perde. Vediamo se La deciderà perde. di ripartire da qui. Attenzione che questo non è proprio bellissimo da fare, attenzione, non diamo danno agli altri piloti, si rilancia, Ok. però non c'era nessuno, gliela facciamo Ma passare, via. possono fare più di un giro con la stessa gomma o no? In teoria la gomma dura dovrebbe darti due giri buoni e poi al terzo dovrebbe Ma perdere di credo che prestazione. Snake sta continuando tutto di traverso. La gomma dura su questa vettura fa fatica ad andare in temperatura, ma quando va in temperatura poi fa presto a scaldare. Quindi vediamo, 48 Tempone di Snake, Snake, tempone. 48, tempone, 48 ha fatto un centimila mosso. super giro di Snake. Super giro. Mamma mia, che Fucsia giro. di Fucsia, Snake. bravissimo. Super fucsia. Super fucsia di Snake. Oh, mamma mia, che giro. Giro, spettacolare, Tanto bravo. in pole provvisoria, andiamo per adesso Kuntra che si sta rilanciando, non abbiamo altri piloti al momento che stanno, vediamo DB Mask, forse si era rilanciato, chi è quello che vola? C'era una macchina che volava, attenzione. Fustacchione CBR, tornate in box, era lui. Fustacchione Era lui, che in gara 1 anche è stato veramente un fustacchione, direi. Andiamo.
Non ci sono gli interferenti, peccato. Vediamo DB Mask, per favore vammi su DB Mask che probabilmente sta chiudendo il giro, vediamo se riesce a chiuderlo bene senza intraversarsi all'ultima curva, anche se penso che col suo giro di lancio si è lanciato un po' piano, perché si era girato in curva, nell'ultima curva. Niente, torna in box, prende penalità alla penultima curva. Sentire la pressione. Vediamo, qui DB Mask deve fare un tempo, deve tornare a partire più o meno avanti, perché altrimenti quelli là non li prendi più. Perché Snake, anche Santo 41.0, mamma mia, che tempi che stanno facendo, eh? Che tempi. Sto aspettando la Masolin, vediamo se passa. Se passa la Masolin mi sa che non esce più. No. Ma chi uscirebbe dai box con la Masolin all'interno? Io no, quindi credo che nessuno al mondo. Vediamo Kuntra che si sta lanciando, proverà a fare un altro giro. È stato Kuntra, era riuscito in questa settimana a scendere addirittura sotto 41, quindi potrebbe con un gran giro insidiare la pole di Snake. Molto al limite. Brutta tutto, fin troppo. No, abbiamo convenuto. Abbiamo convenuto che questo gioco a volte ha problemi di chiamiamoli bug per quanto riguarda le penalità, però diciamo che l'organizzazione è sempre molto attenta a queste cose, quindi è stato già fatto presente a tutti i piloti che in quel particolare frangente si può usare la pista al lato esterno della chicane, non si può tagliare ovviamente all'interno, ma in uscita si può sfruttare tutto, un po' quello che succede anche con la Formula 1. Vediamo che stiamo andando nell'ultimo settore, vediamo come preparerà bene questa curva che è molto bella, molto tecnica ma veramente bella. Kuntra mi sta stupendo. Kuntra guida veramente bene, lo vedo veramente in palla. Anche lui è stato vittima di sfortuna in Manciuno, ricordiamolo, quindi anche lui avrà voglia di far vedere un po' di rivalsa. Vediamo come chiude. Sembra aver fatto un bel giro, vediamo che cosa fa, se si migliora. Così si migliora, ma pochino, non basta, serve qualcosa in più. Kuntra 40 millesimi da Santo e solo due decimi. Snake Sniper penso che gli basti quel tempo, non vuole più uscire dai box. Forse la Masolin è passata anche da lui. Anche Santo, sì, si stanno passando la Masolin, ho già capito. Mamma mia, Kuntra qui ha veramente esagerato, è entrato con una scalata veramente, si è sentita proprio il pistone dell'auto chiedere scusi, signor Kuntra, vogliamo entrare così forte? E infatti l'ha abbandonato. Vediamo Crinico, anche Crinico al momento 41.5, 7 decimi dal Pullman. Ken anche 41.6, sempre 7 decimi. Abbiamo Evo in sesta piazza, 42.3, 42.4 per King Driver, McRae 42.4, tutti molto vicini dietro, 42.4, 42.5, 42.7. Di Pala non, dopo 10 minuti non ha ancora il tempo. Direi di andarlo a seguire, vediamo cosa sta facendo il vincitore di Manciuno, un pochino opaco in questa qualifica, nei primi 10 minuti di questa qualifica. Vediamo se saprà regalarci un tempo degno di tutti gli elogi che gli sono stati fatti in gara 1. A mio avviso, parlando da pilota, meritati, veramente un bravo pilota. Un po' acerbo, ma potrà diventare molto molto bravo. Vediamo l'ultima curva, deve stare attento a non andare sui cordoli, tenerla bene, la tiene, vediamo. Questo sarà il suo primo giro cronometrato. Sesto tempo con un 41.7, dobbiamo tirare giù ancora Dybala. Vediamo che prosegue. Samp ci riprova intanto, è tornato ad uscire, non gliela vuole lasciare facile questa polla a Snake, che poi di facile si in un 48 c'è poco, Cri. Ha fatto bene. Contra. Ultima curva. Vediamo se questa volta riesce a fare meglio di prima.
No, non si migliora. O forse era adesso il giro buono, scusate, forse si sta lanciando adesso. Dove è uscito? Sneak vuole provare a abbassare ancora? Dove vuole arrivare quest'uomo? Un po' largo contro, un po' largo contro in ingresso, qui deve usare tutto. Purtroppo quando si fanno i giri della Polcri non lo sappiamo, devi provare a staccare l'ultimo millimetro utile, è sempre così, quindi è un attimo arrivare un pelo lunghi. Devi cercare il giro della vita. No, e poi devo dire anche che riesce ad aggredire molto bene i cordoli, il che potrebbe aiutarlo, perché abbiamo visto DB Mask ad esempio prima come ha sfiorato il cordolo, subito la macchina gli si è attraversata, quindi sintomo che ha anche trovato un buon compromesso con le sospensioni. Contra riesce a sfruttare un po' i cordoli, il che non è mai male, anche se non bisogna mai esagerare, perché i cordoli su Project Cars lo sappiamo, come ti amano così ti odiano e non te lo dicono. Vediamo anche qui alla penultima curva, va a toccare il cordolo, ma la macchina resta bella composta, quindi buon setup per il Contra, una buona stabilità, anche una buona padronanza del mezzo. Sempre di traverso. È molto difficile tenerla, vediamo, 41, no, ancora non si migliora il Contra. Ha pagato la chicane. Questo è il primo giro lanciato dei due che farà, ma questo è un altro tentativo, Champ. Molto più corto di Contra, Champ. Siamo all'ultima curva adesso, vediamo come va a chiudere. Non abbiamo visto tutto il giro, ma l'ultimo settore sembra essere stato molto, molto pulito e... No, non si migliora, non si migliora, non si migliora. Per il momento Snake ha messo la sticella su quel 48 ed è l'unico pilota ad essere sceso sotto il 41, quindi... Contro box. Bisogna dare merito a questo pilota che comunque, nonostante tutto, è sempre molto veloce. Adesso infatti molla, decide di dare spazio per provare a rilanciarsi. Kenny intanto si migliora, Kenny si è migliorato, è passato in quarta posizione con un 41,3, ottimo, buonissimo tempo. Buonissimo tempo, adesso diciamo che il tempo che ha fatto Snake è un po' un alieno, ecco, però i 41 bassi sono tutti alieni, quindi bisogna fare i complimenti perlomeno fino a Clinico e adesso credo che arriverà anche DB Mask se riuscirà a chiudere un giro. Diciamo che le famose teste di serie estratte da Marcolino non si stanno facendo complimenti tra di loro, no, assolutamente. Anche Samp guida molto molto bene, veramente pulito, preciso, poi conosciamo bene questo pilota, veramente maniacale la sua precisione, cioè è capace di fare gare mettendo le ruote, tutti i giri nello stesso punto, è veramente molto preciso. Non si migliora ancora, ha fatto un gran giro Snake, questa è la verità. Vediamo se Snake vuole provare ad abbassare ancora la sticella, ma c'è di nuovo traffico lì davanti. Vediamo se li riprenderà e in quanto tempo li riprenderà. Ora davanti c'è Fustacchione, quindi credo che lo riprenderà in poche curve. Almeno da quello che si vede dai tempi, Fustacchione ancora non ha un tempo. Non è ancora riuscito a chiudere un giro Fustacchione, quindi... Da gara 1 Fustacchione in gara 1 ha dato spettacolo, Adesso vedremo che cosa succederà nel post gara, non sta a noi decidere.
noi siamo qui a commentare quello che vediamo, e quello che vediamo adesso è uno Snake veramente incarognito. Vediamo qui come la tiene, mamma mia, come la tira l'imitatore, gli fa proprio saltare la testa. Ultima curva per Snake, forse anche un pelino di scia, no, lontano pistacchione, non si migliora Snake. Vediamo che tempo ha fatto, andiamo sui tempi, sono curioso. Ha fatto un 49, comunque, quindi continua a martellare sotto al 41, quindi ce l'ha. Bravo Snake. Vediamo se contra. Contra sta chiedendo veramente troppo, sta chiedendo veramente tanto. Sta esagerando. E Snake ha tirato giù tutto. Non voleva lasciare i riferimenti agli avversari. Furbo il pilota. Vediamo Bib se riesce a migliorarsi. Sì, quello che manca un po', diciamo, nelle posizioni di vertice è Dib, non per quanto riguarda la sua posizione, ma per quanto riguarda il tempo. Ecco, 8 decimi mi sembrano un po' tanti, credo che lui possa essere un pilota che possa stare più vicino, ecco, alla pole. Magari non farla, ma sicuramente 8 decimi sono tanti. Io credo che non abbia ancora azzeccato il giro che vuole. Tira tanto le staccate, va alla corda. Certo è che tra le varie onboard che hai mostrato, questa qui di Dib mi sembra quella un pochino più instabile. Vediamo che il possessore della sua auto tende a muoversi tanto. Anche qui allarga, anche qui sono decimi lasciati. Rallenta e non fa in tempo a farne un altro, quindi chiuderà in sesta posizione, anche se non credo che nessun altro. Samp avrà l'ultimo tentativo, forse anche Kuntra, vediamo dov'è Kuntra in questo momento, in che parte del circuito, sì anche Kuntra potrà fare l'ultimo giro, l'ultimo settore entrambi, quindi passiamo su Samp e poi analizzeremo anche il tempo di Kuntra. Sono gli ultimi due giri veloci, forse anche clinico, vediamo, Ken è uscito forse per fare una prova di partenza, perché non c'è il tempo per fare un altro giro. Anche Crinico potrà chiudere un giro, quindi avremo Samp, Kuntra e Crinico da seguire, uno in fila là. Andiamo su Samp, partiamo in curva 1, terza marcia, si affronta, piantiamo giù il piede, si dà tutto, questa curva che dopo va a sfociare in una S. Precisissimo Samp, mamma mia, preciso, bellissima, l'ha fatta molto forte. Quinta marcia, qui si sfoga tutta la Porsche Cayman, in teoria si arriva forse sul 2.27.28 alla staccata. Seconda marcia, la fa sgommare il giusto, cattivo sul cordolo, il giusto, molto buono questo settore di Samp. Vediamo se prende la corda. L'ha presa molto bene la corda. Cambio marcia anticipato per scaricare la trazione a terra e non pattinare troppo. Sta cercando tutto e ora qui è la curva più bella secondo me di questa pista. Molto bella. Tanto traverso e la corda la prende tardi. Attenzione, qui ha lasciato qualcosa sicuramente. Sicuramente ha lasciato qualcosa. È entrato molto forte e mi sembra aver saltato un po' troppo. Vediamo come chiuderà. Vediamo. Non credo che si migliorerà, purtroppo quella sbavatura la pagherà e infatti non si migliora. Andiamo su Kuntra, Crinico intanto è andato ai box, quindi Kuntra è l'ultimo che deve fare il giro buono. Vediamo se Kuntra tira la stoccata finale, non abbiamo seguito il suo giro, vedremo solo il tempo che farà registrare. Vediamo, compare la classifica. No, non si migliora. Non ce la fa. E finisce così. Abbiamo primo The Snake Sniper, 48, bravissimo, 41.0 per Samp, terzo Kuntra, 41.1, 41.3 per Ken, 41.4 per Crinico, 41.7
per DB maschi in sesta posizione, tutti molto vicini ai primi sei, e poi tutti gli altri, da Luca settimo, King Driver ottavo, nono Evo, decimo Emanuele Mattia, undicesimo Dapp, dodicesimo Mercrive, tredicesimo Chris, quattordicesimo Marcolino e Fustacchione in fortissima difficoltà. Ci siamo, per gara 2. La mettiamo. Siamo pronti qui in griglia, on board, no, on board niente, siamo su Samp, in modo da visionare tutta questa splendida griglia. Scusate, ma l'ora è tarda anche per me, Cri, che di cose ne abbiamo dette anche abbastanza, direi, Cri? Fin troppo. E ancora abbiamo da seguire 30 minuti di quest'altra gara. Vediamo se, come abbiamo rinominato, qualche cinghialotto in questa match 2 cercherà di stare un po' più calmo. Vediamo che cosa succederà. Abbiamo Snake che parte dalla pole, lo voglio ricordare. Ha fatto un tempo veramente stratosferico. Unico pilota a scendere sotto 40, quindi ha dato veramente tanto, ma i primi 6, diciamo i primi 5 di B-Mask lo vedo meglio sul passo io, però il giro secco non è che ha dimostrato di avere un tempone, Cri? No, però è stato molto costante. Esatto, in match 1 abbiamo visto... Non approfittare di errori altrui. Vediamo adesso che cosa combineranno questi piloti, questi 2 minuti che ovviamente Chris non ci farà saltare, no? Li faremo tutti anche questi, vero Cri? Il nostro Crisotto lo conosciamo bene. Invece no, ci stupisce, ce la facciamo, siamo pronti a partire. Qui si parte subito, non c'è rischio di lancio, si accendono i semafori. Parte Mais 2, partiti, scatta benissimo che è l'assassino. Ma scatta molto bene anche Clinico, si toccano, Kuntra anche. Mamma mia, guardi quanti sono. No, Ken. Incidente incredibile. Ken si aggancia ad un'altra vettura, fanno guai. Snake, si aggancia a Snake, ultima posizione per Snake. Ken ha fatto, sembrava dalle inquadrature che Ken si sia agganciato a Snake. Samp ringrazia, Clinico secondo e come dicevamo DB Mask pronto ad approfittarne in terza posizione. Ora è Samp che fa l'andatura, attenzione, dietro c'è ancora tutto il gruppo, il mucchio selvaggio, attenzione, guarda, oh, chi è? Luca su Kuntra che prova largo, Kuntra prova, si toccano, lascia la posizione Kuntra, sempre molto gentleman driver, dobbiamo dirlo. Kuntra è sempre un signore. Cominciamo a vedere gli stacchi. Clinico non penso che lascerà andare via Samp tanto facilmente, anche se Samp sta cercando di imprimere un ritmo subito molto forte. Credo che Dib abbia capito che Samp vuole forzare subito, vuole fare il gap. Dib, attenzione Dib, mi raccomando, non facciamo cose di cui ci possiamo pentire che siamo terzi. Bene così, la gara è lunga, c'è tempo. Clinico è il box? Penso abbia drive-thru, Clinico, no, ancora, anche in questo campionato è vittima dei drive-thru, Clinico. Anche Evo drive-thru, DB Mask secondo, Luca passa in terza posizione, il quarto Kuntra, King Driver, in quinta, Mercrive, sesto, settimo Dapp, e vanno ancora al gruppo, probabilmente anche The Sling Sniper dovrà fermarsi al pit. No, non si è fermato, quindi non aveva danni alla vettura. Allora, intanto Samp è andato, Samp vuole forzare subito, ha deciso di fare gara a sé, non vuole infastidimenti dagli altri piloti, ha deciso di andare e imporre il suo ritmo, vediamo se Dib riuscirà a tenere. Sappiamo che qui la gara è molto difficile, le gomme scaldano, quindi bisogna forzare ma tenersi anche sempre un po' di margine. Prova una staccata furibonda. Con Dapp, Emanuele Mattia dietro, Ken prova su Emanuele, no, Crisotto, sportellata su Emanuele Mattia. Chris. Attenzione Ken ancora. Attenzione P2. Occhio che si gira, boom, ok. Qui c'è stato un po' di
qui è stato un po' di cinghialotto. Ormai questa volta li abbiamo nominati cinghialotti, in questo caso cinghialotto un po', forse è stato Chris Otto, che fa anche rima, perdonamela, il cinghialotto Chris Otto. Qui abbiamo, no? Ah, quello è Dappo, ok, pensavo al compagno di squadra di Bilbo, che comunque non sta facendo proprio scappare via Samp, guardando il distacco non è che perda tantissimo, sono 2-3 decimini a giro. Chris è ancora caldo. Kevin intanto dopo il disastro in partenza, The Snake, Snake e Box, Snake e Box, Snake gara da dimenticare, Mansh 1 e Mansh 2 dopo una splendida pole è stato massacrato, questa volta è stato veramente massacrato. Partiva dalla pole e purtroppo questi erano danni, mi sembrava veramente impossibile che non si fermasse dopo la botta che ha avuto in partenza. Oh, girato, DB Mask, girato, si è girato DB Mask ha perso la seconda posizione, sta facendo sfilare tutto il gruppo e riparte, e ha preso anche una brutta botta, sì, vediamo il cofano tutto ammaccato, e Samp a questo punto braccio fuori e solo guidare fino all'arrivo. Sì. Contra in testa Luca secondo, vediamo, perché comunque abbiamo un secondino, c'è Contra. Ricordiamo anche un po' che Contra, essendo squadra con King, al momento sono terzo e quarto, sarebbe un buon risultato per il team. Mentre il compagno di squadra di Samp si trova comunque in settima posizione, quindi siamo un primo settimo che non sarebbe male. Affiancati McDrive passa a King Driver, ora anche l'interno per curva 1. Contra ora deve andare, perché McDrive mi sembra che si sia messo in testa qualcosa di meraviglioso per lui, un po' meno meraviglioso per Contra là davanti. Riesce a completare un bellissimo sorpasso. Contra, quanti secondi di penalità? Un secondino. Contra lo vediamo guidare bene, fa degli ottimi tempi, però anche Mansh 1 qualche penalità di troppo. Sì, Contra diciamo che la veneranda età di 87 anni, credo più o meno, che corre, cominciano a farsi sentire in gara, patisce un po' di più, diciamo che sul giro secco rende un po' meglio. Però vedremo, la gara è ancora lunga, 23 minuti, ci abbiamo tutto il tempo, intanto McDrive è già arrivato. McDrive non molla. McDrive si è messo in testa che vuole fare il podio. E non voglio dire, ma McDrive dovrebbe essere compagno di squadra di Luca 69. Prende l'interno, gliela tira, Contra incrocia, bravissimo Contra. È stato molto intelligente qui Contra. È stato anche molto attento perché mi è passato veramente vicino. Oh, ecco qui. Vediamo come escono dall'ultima curva, buona trazione per McDrive. È uscito meglio, un po' di scia e ora prende tutto l'interno. Mi sa che McDrive, se tira bene questa staccata, può dire di essere a podio. E lo ha passato proprio sul dritto. È ammollato. Sì, anche perché ricordiamo queste auto sono esattamente identiche, quindi sta tutto al pilota, chi più ne ha più vince, non ci sono altre cose. Abbiamo sì il setup libero, però l'importante è avere sempre la vettura uguale per tutti, in modo che si possano giocare e vedere i veri valori pista del piede di ogni più singolo pilota in gara. Samp ormai 5 secondi e 6, proprio ha abbandonato la compagnia, sta girando. Sono girati dietro.
si è girato, che è l'assassino si è girato e chi sta arrivando è Dappo, Dappo. In questo momento Dib in ultima posizione, The Snake Snake per penultimo, sono 13 piloti che sono rimasti in gara, credo che si siano già ritirati, Fustacchione, Marcolino lo vedo, non vedo, chi è che non vedo? Aiutami Cri. Non vedi, aspetta, Fustacchione, Fustacchione. Sono Fustacchione, abbiamo perso Fustacchione, è ritirato il Mach 1, è ritirato anche il Mach 2. Clinico, clinico, non vedo più clinico, anche clinico, anche clinico, anche clinico, dopo il drive thru questa mazzata non ci voleva. Clinico qui lascia punti pesanti, per il campionato qui lascia tanto, lascia veramente tanto. Gara 1 riesce a portare a casa una quinta posizione, ma gara 2 1-0 che peserà come un macigno. Ricordiamo che comunque vige la regola dello scarto del peggior risultato in questo campionato, quindi diciamo che ogni tanto può capitare una serata storta. Ricordiamo che lunedì scorso è capitato a DB Mask, che non ha potuto prendere parte né a gara 1 né a gara 2. Questa sera diciamo che i due sfortunati di serata, io direi che la medaglia l'hanno vinta The Snake e Clinico, sei d'accordo? Assolutamente, due protagonisti assoluti, penso che saranno protagonisti anche per tutto il proseguo del campionato. Sono... Diciamo che si giocano lo scarto subito, non avranno poi più possibilità di errori, non possono più commettere errori, assolutamente. Ancora 20 minuti al momento, battaglie serrate, non mi sembra di vederne. Aiutami qui, forse abbiamo Emanuele Mattia che è molto vicino a Dappo. Emanuele Mattia proprio lì incollato agli scarichi, Dappo che sta seguendo Ken, che a sua volta è dietro al suo compagno di squadra, Cresotto. Evo penalità. Evo anche autore di una bella gara 1, Evo. E purtroppo qui è scivolato molto indietro. Certo è che leggere The Snake Sniper, DB Mask, penultimo e ultimo fa sempre strano, ma le gare sono così, lo sappiamo. A volte vanno bene. The Snake. Esatto, The Snake che ha dimostrato nel campionato scorso, il Turbo Sound Champion, di essere molto competitivo, di sapersi adattare a molte vetture. È stato un campionato molto bello, Turbo Sound, abbiamo cambiato tante vetture, è vero Cri? Siamo divertiti. Assolutamente, ogni circuito sempre una storia nuova. Esatto, era sempre tutto nuovo e lui è stato il più bravo, perché ha vinto lui, è stato il più bravo ad adattarsi ad ogni situazione, ad ogni vettura, ad ogni modo di guidare la macchina in ogni singola pista che abbiamo affrontato, quindi vittoria meritatissima. E adesso purtroppo lo vediamo in difficoltà, devo dire la verità, in gara 1 non ho ben capito che cosa sia successo, ma qui mi sento di dire che non è stata proprio colpa sua, ecco, c'è stato qualcosa in partenza, dopo una grandissima pole c'è stato qualcosa che non ha funzionato in partenza e purtroppo l'aggancio con Ken, che sto vedendo sta anche sfanalando il suo compagno di squadra, penso che voglia strada lì davanti, mi sembrava vederlo sfanalare su Crisotto. Comunque Kuntra e King Driver, voglio aprire una piccola parentesi se mi concedi, questi due piloti sono comunque abbastanza costanti, perché anche a Brendacci non hanno fatto posizioni diciamo di super rilievo, a parte Kuntra credo che abbia fatto un po' di gara 2, adesso non voglio sbagliare, però anche King era sempre lì, quinto, sesto, quindi anche qui un quarto, quinto, sono punti che portano sempre al team, costanti, a mo' di formichina, credo. Comunque anche il passo di Sharp, guardiamo, è nettamente il migliore, solo 42,9, 42,3, 4. Sì, solo 42,5.
Sì, anche Snake Sniper 42 e mezzo anche per Divo, ma al momento sono in penultima, ultima posizione. Al 42-1 contra, diciamo che se non fa errore la porta a casa tranquillamente. Sì, no, Samp, ora l'unico nemico di Samp è Samp praticamente. Si può mangiare le mani da solo se fa un errore, perché non c'è niente che lo possa impensierire, da solo, deve solo guidare la sua Porsche fino alla linea del traguardo. Ancora per un quarto d'ora. Ci sono delle battaglie. Vedo che sì, anche Ken ormai è arrivato sul suo compagno di squadra, per il certo. Ci abbiamo la bagarre tra i compagni di squadra per la seconda posizione, credo che non saranno così sciocchi da fare dei guai tra di loro. C'è Ken e Chris che vanno a seguire Team Driver, che a sua volta è preceduto da Kuntra, tutti molto vicini. Tra Kuntra e Ken balla un secondino e mezzo, non c'è mica tanto. Apriamo una parentesi anche su Ken, che in questo momento sfanala ancora Chris Otto, vuole passare, vuole strada, ma Chris Otto penso che non gliene freghi tanto, che è il suo compagno di squadra, posso dire. Assolutamente no. Chris Otto in gara corre da solo. Banana. Vuole sentire la staccata probabile. Spero di no, perché Chris, oddio, la tira. Vediamo se Chris non esagero, che Chris lascia strada, Ken ne ha un po' di più. Gioco di squadra, Ken ha bisogno di recuperare posizioni, anche perché penso che più avanti riesce ad arrivare meglio è, perché credo che sarà non poco contento il nostro buon Snake. Credo che forse per la prima volta vedremo dei reclami da quando sono anch'io su Twitter. Ci stanno, perché comunque le gare sono le gare, sappiamo che il gioco ci mette sempre del suo, probabilmente Ken. Se non rischia qua non devi. Molto corretto King, lascia lo spazio all'interno. Molto corretto. King, tanto di cappello questo nuovo pilota, e riesce anche ad uscire forte. Probabilmente qui tirerà di nuovo la staccata Ken, no, ma King va a proteggere. Vediamo, Ken ci proverà? Sembra di sì. No, sempre corretto King, lascia la porta aperta. Anche forse troppo corretto perché arriva anche Chris, attenzione. Vediamo se si ributta dentro King e si tocca. Si è buttato dentro. Mamma mia cosa ha schivato Chris Otto. Ha fatto un pelo King Driver veramente, cioè gli ha tolto la targa davanti, Cioè gli ha tirato via i moscerini dal paraurti. Stato corretto, poi ha avuto per forza di tendersi lì, che era una posizione non consona. Sì, non è molto facile portare un attacco lì, diciamo che ha prestato il fianco in curva 1, stando molto correttamente all'esterno, lasciando lo spazio, forse anche troppo, ripeto, ma meglio troppo che troppo poco, io penso, perché intanto le gare sono sempre lunghe, mancano ancora 13 minuti, in 13 minuti tutto può succedere, abbiamo visto che questa pista è un attimo e l'errore dietro l'angolo, anche per piloti di primo pelo come Snake e Dib soprattutto, che ha fatto un errore grossolano, bisogna dire, era da solo in seconda posizione, stava seguendo Samp, era dietro di un paio di secondi ormai e ha buttato via una gara. Sì, probabilmente stava forzando un po' per cercare di andarlo a riprendere, ma purtroppo ha commesso un errore. A Ken è su Kuntra e sfanala tanto. Ken si va a prendere l'interno e se lo prende. Vediamo se Kuntra riesce a incrociare, no, perché Ken riesce a chiudere bene la porta.
Dice un po' meglio Kuntra, ma non ci sta, non ci sta, non ci sta, non ci sta. Kuntra non fa l'errore di King. Comunque ha un po' più passo che Ken. Abbiamo visto come è riuscito a rimontare. In velocità, secondo me è un po' di danno nella macchina di Ken, e infatti Kuntra lo passa in staccata, probabile. No. No, ce la fa, ce la fa, ce la fa, ce la fa, vediamo se Kuntra si tiene all'interno. Prova di nuovo l'incrocio Kuntra, no, deve stare dietro. Attenzione a Chris che ne approfitta su Kuntra, occhio. Stanno facendo i due compagni, i due compagni di squadra si sono mangiati King Driver e anche Kuntra. Kuntra adesso non è nella traiettoria ottimale. Vediamo se riuscirà a tentare un piccolo incrocio. Comunque un Chris sotto di questo livello mai visto in 20 anni. No, ma sembra trovarsi molto a suo agio con questa vettura, eh. C'è da dire. Samp intanto ha portato il suo vantaggio a 12 secondi e 2, sta facendo proprio gara a sé. Non lo stiamo inquadrando perché non c'è niente da dire. Gara perfetta fino a questo momento. Vediamo il Kuntra. Crisotto comunque, per rafforzare ancora di più la protesi, veramente non molla neanche il Ken. Però è bravo. Sta girando veramente bene. Vediamo Brenda. Non riesce a prendere Luca. Guarda, non so se non riesce a prendere Luca o ecco, Luca adesso gli lascia strada. Sì, Luca sembra. Forse per togliersi una penalità? Oppure ha capito che Mercrive ne aveva un po' di più, quindi era inutile ostacolarlo. Forse Luca si è tolto o si è tolto una penalità. Ma sì, anche perché comunque è il risultato di squadra ottimo per i due piloti. Secondo, terzo non è mai da buttare via, il podio è sempre bello. Vediamo adesso, mancano 10 minuti e abbiamo Ken che dovrebbe recuperare 7 secondi su Luca. Luca basta che giri senza fare grossi errori, va bene il suo passo, non c'è bisogno di strafare per tenere quella posizione, anche perché vedo Ken che alterna qualche giro in 43 basso andando su un 43 alto, quindi forse anche lui ha qualche danno dal contatto in partenza con Snake. Cinque piloti hanno penalità. Abbiamo anche Marcolino su DAP, eh? Abbiamo Marcolino abbastanza vicino al DAP, mezzo secondo. Marcolino, autore di una splendida manche 2 a Brendacci, è riuscito a tenere la testa della gara tenendo dietro Luca per più di tre quarti di gara, fino a che Luca non ha commesso un errore. Solamente una grave moto di Snake lo ha privato della gioia della prima posizione, forse la prima vittoria che avrebbe potuto fare su Fit, però ha chiuso con una seconda ottima posizione, ha dimostrato. Ha fatto una bellissima gara in match 2 e ora prova l'attacco su DAP all'interno e la tiene DAP, pilota di esperienza e anche egli molto corretto. Vediamo, ci riprova DAP. Marcolino qui si sta stretti, ma ci stanno. Bella battaglia, bella battaglia, bella battaglia. Arriva Evo, eccolo, è arrivato Evo. Ed Evo è andato al muro. Evo ha provato a approfittare della bagarre dei due dei piloti davanti a sé. Ha esagerato. Ha esagerato e ha perso la macchina sovrasterzo. Peccato. Marcolino al momento tutto da rifare. Tutto da rifare per Marcolino, ancora DAP davanti a lui. Abbiamo anche King attaccatissimo a Kuntra, abbiamo di nuovo le due coppie dei compagni di squadra, abbiamo delle coppie, abbiamo secondo e terzo i compagni di team Melcrive e Luca, Chris Sotto è davanti a Ken l'assassino, in difficoltà Ken l'assassino, la coppia Chris Ken, e poi dietro abbiamo anche la coppia Kuntra, King Driver, tutti a coppie, sono tutti a coppie. Vediamo se Ken tirerà fuori l'orgoglio in questi ultimi 7 minuti. In teoria è lui il leader, il pilota, diciamo la testa di serie del team. In questo momento è qui sotto davanti. In questo momento è qui sotto.
che sembra averne di più, sta guidando veramente bene. Vedendo la macchina di Ken, penso che dei danni non indifferenti. Sì, ripetiamo ancora una volta che sicuramente il contatto in partenza ha fatto dei guai, sicuramente. Snake è stato costretto addirittura al pit, Ken non l'abbiamo visto pittare, quindi non credo che abbia dei danni grossissimi, ma sicuramente i tempi che sta facendo non rispecchiano quello che sarebbe il suo potenziale. Quindi probabilmente i danni ci sono. Intanto Marcolino, no, è un secondo da DAP. Comunque anche Luca non molla il suo compagno di squadra. No, probabilmente Luca. Luca anche lui è un pilota di esperienza, quindi mi sento di azzardare questo ragionamento. Secondo me lui ha fatto passare il suo compagno di squadra McRide perché ha capito che McRide magari va qualcosina in più e lo sta un po' usando per farsi tirare, probabilmente per cercare di portare a casa questa doppietta del secondo e terzo posto, che per il team tanta roba. Vediamo anche le velocità, vediamo il tachimetro, perché anche in scia dovrebbe arrivare più o meno al prossimo rettilineo sul 230. Vediamo se la velocità di punta della vettura di Ken riesce a raggiungere tale velocità, oppure probabilmente avrà danni, anche perché vedo che perde molto in trazione, che arriva un po' lungo qui sotto. Qui esce meglio Ken, vediamo in scia. Ricordiamo più o meno 229-230 in scia. No, 225 scarsi, quindi probabilmente problemi per Ken da lettura. Sta provando, passa da tutto il compagno di squadra. Veramente a suo agio, Sì, diciamo che Chris credo che con questa Porsche abbia trovato un po' la sua dimensione, o perlomeno su questa pista, perché a Brandacci non l'avevamo visto così performante su questa vettura, mentre qui penso che la combo autopista gli piaccia particolarmente. Ken, errore, si gira Ken, dov'è Kuntra? No, è lontano Kuntra. Super lontano, attenzione a Snake che sta per attaccare Evo, che ha la macchina distrutta. Attenzione, non credo che Evo proverà ancora. Passare facilmente. Evo tiene l'interno, non gliela rende facile a Snake. Assolutamente no. Snake sarà ancora più arrabbiato a termine questa match 2. Dopo una manchone, sì, sicuramente ne vedremo delle belle nel post gara. Credo che anche se non ha fatto né in gara 1 né in gara 2 risultati da podio, un suo commento sarebbe interessante comunque sentirlo, perché è stato veramente molto sfortunato. Ricordiamo che dopo al termine di questa manchone vede ormai Samp dominatore incontrastato, con la coppia McRae-Luca a seguire, Chris Ken subito dietro, Kuntra e King Driver, altra coppia in sesta e settima posizione, Emanuele Mattia, sempre un pilota nuovo ma veramente molto corretto, molto costante, tiene il suo passo, ha fatto anche un bel 42.6 che non è da buttare assolutamente via. Ultimo giro di Samp, 42.0, continua a spingere anche se non c'è tutto questo bisogno, non c'è bisogno di spingere, ma Samp si sente proprio a proprio agio. Credo che se mettiamo la sua inquadratura si potrebbe anche vedere un braccio che spunta dal finestrino. Probabile, vediamo un po'. Io direi di farci un giro on board con Samp. Vediamo un suo giro. Gustiamocelo sul volume.
che dire, splendido giro, pulizia nella guida, spettacolo. Ora comincia giro veloce 41,9, mamma mia, si è visto che guidava veramente alla grande. Non dico che vuole umiliarmi, ma quasi. Intanto King Driver ha passato Kuntra, eh? King Driver ha passato Kuntra, quindi quinto Ken, sesto King Driver, settimo Kuntra. E sta arrivando Emanuele Mattia, vedi? Vediamo le penalità, attenzione. Hanno entrambi penalità. Questo è l'ultimo giro, eh? Vediamo 2 secondi, 4 secondi per Emanuele. Niente da fare, possiamo solo gustarci della bagarre. Di un secondo, ma al momento Ken è dietro di due. Quindi Chris potrebbe tenere la quarta posizione. Vediamo se Kuntra di orgoglio, visto che dovrebbe essere lui la testa di serie di questo team. Ma credo sia abbastanza intelligente da capire che va bene così. Vediamo. Prova la staccata. Posizioni cristallizzate, direi. Sì. Andiamo a vedere Samp che va a tagliare il traguardo, una gara spettacolare per lui, una gara perfetta, è partito, ha aspettato, ha saputo approfittare degli errori degli avversari e ha salutato la truppa e va a vincere il Mansh 2, grande prestazione, di scioltezza veramente. Ecco che sta arrivando a Mercrive, secondo classificato, ottima gara anche per lui. Ha dimostrato di avere un buon passo, anche lui è riuscito a stare fuori dai guai all'inizio gara, chiude in un'ottima seconda posizione, e terzo Luca, che per il team oro in podio. Bravissimo anche Luca. Andiamo a vedere Chris, prende la posizione su Ken, quarto Chris 8 ragazzi, Ken assassino quinto, King Driver adesso arriverà insieme a Kuntra, eccoli insieme in parata. Ed Emanuele Mattia in ottava posizione, nono Marcolino che è riuscito a passare Dapp, vediamo le penalità, no, Dapp è nono, Marcolino è decimo. Snake Sniper, poverino veramente. Ora vedremo, probabilmente inviteremo anche lui nel post gara, vogliamo sentire la sua viva voce che cosa, anzi forse sarebbe meglio di no, penso che è meglio sentirlo domani, Snake. Arriva anche Dib, vincitore di gara 1, e mi sento di dire che in gara 2 l'ha un po' gettata alle ortiche, poteva fare un ottimo piazzamento, ha chiesto veramente tanto. Andiamo a riepilogare velocemente la classifica, quindi vincitore di Mansh 2 Samp 96, seconda posizione con anche giro veloce, Mercrive secondo, terzo Luca, quarto Chris 8 su Ken, che riesce a tenere la posizione su King Driver 86, che è seguito a ruota dal suo compagno di squadra Kuntra, Emanuele Mattia, un ottimo ottavo posizione, nono Dapp che chiude davanti a Marcolino, e abbiamo The Snake Sniper purtroppo relegato in undicesima posizione, e Evo 12esimo, DB Mask 13esimo, Crinico e Fustacchione purtroppo ritirati. Ci sentiamo a breve per le interviste con i protagonisti di queste due spettacolari manche qui all'autodromo di Dubai, solo su FIT. Rieccoci di nuovo qui, questa lunga serata sembrava non finire mai, eppure è finita. Abbiamo avuto qualche inconveniente, abbiamo avuto dei problemi, non riusciamo ad avere i piloti, i protagonisti di queste due splendide manche, di questa agguerritissima qualifica. Purtroppo qui in parte per le interviste, ma vi porto i saluti di tutti coloro che hanno preso parte a questa gara, vi porto i saluti anche di Cree che mi ha dovuto abbandonare in questo momento alla regia, e ringrazio tutta la gente che ci ha seguito, sperando che la sezione ruote coperte di Project Cars 2 su FIT vi faccia sempre divertire con delle gare belle da vedere, tirate, e che diano un bel risalto alla sezione ruote coperte che tanto ne ha bisogno.
E dicevamo anche che ormai questo Porsche Cayman Cup è partito e non si ferma più, infatti avremo il prossimo appuntamento settimana prossima, sempre qui sul canale Fit. Ci sposteremo dal torrido tempo del deserto di Dubai fino alle colline bagnate, dato il meteo avverso, e i piloti correranno in Inghilterra, Donington, su pioggia. Quindi state con noi, collegati, settimana prossima, sempre qui su Fit.